presso la concessionaria BMW Autoclass di Vedano Lona e sono qua di fronte a una moto che definirei quantomeno storica, pur non essendo vecchia. Una moto molto recente, è stata presentata nel 2008, una moto che ha segnato un certo passaggio per BMW. Motore boxer, che è sicuramente il motore più apprezzato della gamma BMW, in questo caso in versione di albero. Dopo questa soluzione è stata poi utilizzata su tutti gli altri modelli, quindi siamo passati all'R1200GS, siamo passati all'R1200R, eccetera. Questa è una moto molto particolare, una moto che all'epoca, quando è stata presentata, costava 20.000 euro. Adesso, in questo momento, viene proposta a chilometri zero a 5.900 euro. Una moto particolare, una moto con soluzioni un po' diverse per quanto riguarda BMW, pur non spostandosi da quello che è stato lo spirito di questa moto e di questo motore. Telaio, se così si può chiamare, perché è veramente l'elemento portante di questa moto sicuramente il motore, comunque telaio con un traliccio, sospensioni con una classica soluzione telelever e paralever, ma con un abbinamento, una forcella un po' diversa dallo standard, le pinze ad attacco radiale, pur mantenendo i dischi che fanno flottanza direttamente sui cerchi, soluzione che è stata poi mantenuta. Qui potete vedere la S1000RR che sta correndo il campionato mondiale Superbike, vedete che ha la stessa soluzione, no? Un po' diversa da tutte le altre. Comunque, tornando alla KP2, è una moto che sicuramente non ha brillato per risultati nelle competizioni o altro, però si è distinta in quanto come soluzione sia estetica che pratica molto diversa dalle altre. Qui non si misura tanto l'efficacia in pista, ma si misura tanto le emozioni che vengono trasmesse da questa moto quando la guidate in una pista. Trasmissione cardanica, appunto soluzione telelever e paralever, tutte cose che vengono molto apprezzate da chi è innamorato di queste soluzioni, di questo spirito BMW. Sarebbe un bellissimo gioiellino che metterei volentieri in salotto, dopo averla guidata qualche volta.